E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate questo video. Ragazzi, siamo tornati qua alla nostra rubrica dedicata appunto ai giochi a membro di Segugio, giochi a cazzo di cane, giochi brutti, giochi ingiocabili, giochi quello che vi pare, insomma giochi veramente veramente assurdi. Oggi ragazzi vi presento, siamo su Amiga innanzitutto, e vi presento questo Akira, gioco che è stato sviluppato dalla International Computer Entertainment Limited, che dovrebbe essere una software house inglese, appunto nel 1994. Chiaramente il gioco ragazzi è basato sull'omonimo anime, e poi da cui deriverà anche un film appunto che è stato sviluppato appunto e pubblicato, scusate, per Amiga e anche per CD32, non l'avevo detto all'inizio. Una piccola cosa c'è da dire, che sia l'anime che il film ragazzi, il film è del 1988, sono stati scritti da Katsuhiro Otomo, anche se presentano, insomma, il film e l'anime presentano due finali diversi. E l'anime in particolare ha il vanto di aver reso quindi l'animazione giapponese molto più conosciuta, molto più famosa anche in Occidente, insomma. E per quegli anni, 1988, insomma, era tanta roba. E questo gioco, ragazzi, in parte ricalca le scene principali del film, quindi si controllerà Kaneda, che è questo giovinastro che è buono e saggio, però è molto molto somaro a scuola, insomma un somarello, e si alterneranno livelli quindi di guida con altri di piattaforma a scorrimento laterale, anche la guida a scorrimento chiaramente. E il primo livello appunto ti vede a bordo di questa moto futuristica, non so come altro chiamarla, queste moto insomma, che l'avevano viste così nel futuro, perché il film e l'anime sono ambientati nel 2019, quindi ci immaginavano con queste moto futuristiche appunto, e dovrà percorrere una strada che è piena di ostacoli, ci sono buche, ci sono blocchi stradali, come si chiamano quelli che si mettono sulla strada per segnalare insomma i lavori, ci sono interruzioni sulla carreggiata, insomma, perché la storia parla di questa guerra, terza guerra mondiale, che ha lasciato Tokyo praticamente semidistrutta. Quindi con questa moto dovremo superare, capito, questi ostacoli, ci apriamo le rampe, insomma ci sono i nemici che ti sparano addosso, bombe, diavoli e bestie varie, quello che vi pare. Già il primo livello di per sé basterebbe, insomma, per dire questo gioco è un gioco del merda, perché è praticamente, non vi dico impossibile, ma difficilissimo da superare. Bisogna memorizzare uno ad uno tutte le interruzioni, gli ostacoli, i nemici, eccetera eccetera, e bisogna stare attento anche a non rimanere senza carburante, cosa insomma che già rende l'idea di quanto difficile possa essere già di suo, insomma. Invece no, c'è da stare attenti pure al carburante. Io penso che il 99,9% di tutti i giocatori si sia fermato al primo livello, quindi non sia andato oltre, dato, come detto, che secondo me è quasi impossibile da superare, anche con l'emulatore, con i save state è difficile, perché bisogna impararlo assolutamente a memoria. Poi ci sono 5 livelli ragazzi di piattaforma, chiamiamoli così, a scorrimento, spara tutto, ovviamente consistono, come vi posso dire, spara tutto è brutto, però consistono nell'eliminare tutti quanti i nemici, c'è una barra che va riempita, quando la barra arriva da piedi, insomma, puoi passare al livello successivo, brutto di poco. Per farvi capire ragazzi di che razza di merdata colossale stiamo parlando, pensate che nella lista, se vai su, andate su Lemon Amiga, che è un sito insomma autorevole che cataloga tutti i giochi usciti per Amiga, appunto questo lemonamiga.com credo, tra i peggiori giochi per Amiga è al 29esimo posto, quindi i voti degli utenti lo mettono al 29esimo posto di tutti i peggiori giochi di tutta la storia appunto dell'Amiga. Poi ci sono state tantissime riviste, siti eccetera, tipo Playtime ha dato 52 su 100, Amiga Power ha dato 16%, Amiga Magazine mi sembra il 18%, Amiga Jogger 38 su 100, insomma ragazzi è veramente una merdata. È un peccato, perché dietro a questa International Computer Entertainment Limited c'è anche un buon come si dice, un buon team di sviluppo, però insomma io non riesco a capire come abbiano fatto a far uscire, a far arrivare questo titolo sugli scaffali ragazzi. Io, se ancora non ci credete, andiamolo a vedere.
abbiamo pochissime opzioni, quindi start game, enter password, high score o music, facciamo il music o FSX o gli effetti. Possiamo anche giocare con la musica, start game, eccolo qua, la iniziale, insomma, la intro è abbastanza carina, insomma, di bella, ti fa vedere questa esplosione, insomma, atomica, eccetera, eccetera, su Tokyo, e poi il gioco che comincia, eccolo qua, of new Neo Tokyo, from the Earth of World War II, vediamo, Akira, eccolo qua. 1994, Amiga e Amiga CD32, o Amiga CD32, insomma, potete anche dire o CD32, è la stessa identica cosa. Forza e coraggio col caricamento, ragazzi, guardate, questo l'abbiamo giocato anche qualche sera mentre facevamo i giochi così a caso per Amiga o per CD32, insomma, è stato sempre molto molto apprezzato, al contrario da tutti i nostri amici. Allora, aspetta che alziamo un po' il volume, eccoci qua, presse fire, pressiamo, eccola qua. Adesso non ci sono effetti sonori perché puoi scegliere o gli effetti o, ecco qua, cominciamo subito, o gli effetti o la musica. Ecco, vedete, bisogna saltare questi ostacoli. Adesso anzi di solito già ero morto, invece siamo riusciti a passare questo. A posto, qua c'era l'ostacolo, ragazzi, bisogna che ti ricordi, ovviamente se ricomincia da capo, questa è veramente una cattiveria assoluta, cattiveria programmatica, come sempre dico io. Eccolo qua, sono andato dentro, ma cioè, ragazzi, per pensare che invece l'anime e anche il film è stato anche premiato, insomma, è abbastanza per gli amanti del genere, degli anime, eccetera, eccetera, insomma, comunque è stato anche abbastanza apprezzato. Io non capisco perché abbiano sviluppato un titolo del genere su Amiga, che sicuramente ci aveva delle potenzialità assolutamente maggiori rispetto a sta merdata senza né arte e né parte. Che è successo? Fuello? Ah, finito anche il fuel. Bene, ci siamo finiti anche il fuel, quindi niente, siamo ricascati entro l'ennesima buca, vai, non c'è veramente margine di divertimento, ragazzi, non diverte, non... dai, ma cazzo, ma è al pixel, game over per fortuna. Proviamolo con gli effetti sonori, giusto per capire se è un po' meglio con gli effetti sonori, ma non credo, insomma, che sia quello la cosa che potrebbe fare la differenza, insomma, se gli effetti sonori o la musica. Mi sembra che rimane un gioco assolutamente a membro di Segucio, questo è proprio uno dei re dei membri di Segucio, però preparatevi perché sto preparando una puntadona, aspetta che pigliamo gli effetti sonori, sto preparando, dicevo, una puntadona, una sera in diretta dove andremo a fare serata a membro di Segucio, ragazzi, dove faremo tutti i peggiori giochi mai usciti, appunto, che mai, insomma, comparsi in questa rubrica, perché saranno diverse piattaforme, non sarà una piattaforma sola, non è che sarà l'Amiga o questa o quest'altra, ragazzi, sarà appunto un best of, praticamente un best of di tutti quanti i peggiori giochi per tutte le piattaforme, tutti i giochi che sono stati quindi trattati in questa rubricona di giochi a membro di Segucio, appunto, di Sala Giochi 1980. Eccolo qua, vai con gli effetti sonori anziché la musica. Vi dico, guarda, ragazzi, io non gliel'ho fatta mai passare il primo livello. Qualcuno un'altra volta mi ha detto, ma dovresti imparare un po' di più, giusto per farci vedere un po' di magari il secondo livello qualche volta. In questo caso, anche facendolo, anche provando a farlo, insomma, a fare, eccola qua, sbagliato, anche con i save state, con quello che vi pare, io, ragazzi, non gliela fo, questo gioco qua veramente mi leva i sentimenti e non si riesce ad andare avanti. Io vi chiedo anzi scusa per quelli che me l'hanno fatto notare questa cosa di poter andare un po' più avanti quando facciamo queste mini recensioni, eccetera, eccetera, però purtroppo in questo caso alzo le mani e vado avanti per la mia strada, perché de meglio non si può fare. Eccola qua, la rampona, ma mi pare che non ci chiappavo, che non bastava. Qua, ostacoli a gogo. Adesso perché? Che ci siamo finiti? Fuello. Ma io che devo fare a fuello? Stavo anche provando a schiacciare tutti i tasti per capire se c'è la possibilità di andare
più veloci, ma mi sa che quando prendi quella velocità non dovresti toccare niente e nessuno per poterla mantenere per più tempo, perché se no alla fine arrivo sempre allo stesso punto e mi dice che non c'ho più il fuel. Porco il demonio, non so perché sia stato programmato così, ecco, sempre allo stesso punto praticamente mi dice che non c'ho più il fuel, quindi c'è da incazzarsi. Niente da fare, niente veramente da fare, ragazzi, siamo fermi qui a questo livello, ma vi dico, secondo me il 99% delle persone si è fermate qua, perché è veramente improponibile. C'era anche, ho visto anche la versione per CD32 e cioè cambia leggermente, forse un po' la grafica, un po' più definita, chiamiamola così, un po' più piacevole, ma il resto insomma dovrebbe essere lo stesso identico gioco, ma non credo, forse non cambia nemmeno la grafica, forse è qualcosa che pensavo io. Niente ragazzi, finisce qua. Allora, oggi per i giochi membro di Seguci abbiamo parlato di questo Akira, che è tratto appunto da questo anime, che poi verrà tratto appunto anche verrà tratto anche il film, capolavori assoluti sia l'anime che il film, appunto, di Kutsuhiro Yafaro Dillo Otomo, la sua più grande opera secondo molti, secondo gli addetti ai lavori. Ragazzi, purtroppo esce questo gioco per Amiga CD32 veramente che non rende giustizia a nulla e a nessuno, perché è veramente un gioco di merda. Io non so se gli sviluppatori, mentre stavano lavorando ad Akira, pensavano: chissà, questo gioco migliorerà l'umanità, darà qualcosa di positivo in più all'umanità. Io questo non lo so, ma la mia missione è anche oggi chiedermi: ma perché?